Oggi, amici, andiamo a scoprire una parte di mondo che non vi avevo mai mostrato. Ci avventureremo per la prima volta in una delle ex repubbliche sovietiche, l'Uzbekistan, in Asia centrale, per andare ad ammirare un paese che mi ha lasciato a bocca aperta da tante che sono le cose bellissime che abbiamo visto. Quindi preparatevi perché il video di oggi sarà una figata. Figata che è stata resa possibile dallo sponsor del video di oggi, ovvero Erap, che sarebbe la mia borraccia. Questa qua è quella che uso per i viaggi. Poi c'è quella termica, grande, che uso quando vado in giro. E quella termica piccola che ho anche personalizzato, che uso quando voglio bere acqua ghiacciata mentre monto i video. Erap è una figata perché sì, la borraccia la puoi utilizzare anche soltanto perché è molto bella. Però la svolta sono i pod. Ci sono tantissimi gusti diversi, ognuno che dura 5 litri di acqua, solamente aromi naturali, senza additivi. Non metti nell'acqua nessuna sostanza chimica, dolcificante, zucchero, non ci sono calorie perché tu bevi semplicemente acqua che grazie al pod ha un sapore diverso. Ti basta inserirlo, alzare leggermente e poi bere. E quindi è garantito che bevi più volentieri. Ottimo. Specialmente adesso che arriva l'estate. Quindi provate Erap, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Con il codice NICO10 avete anche il 10% di sconto su tutto tranne le offerte speciali. Se date un'occhiata al link è un ottimo modo per supportare il canale e si spera anche che a un certo punto Erap faccia il gusto paestri nu. Anche scarpinocce non sarebbe male. Buona visione! Buongiorno amici, stiamo per andare a Buongiorno. Prendere... Stiamo per andare a prendere il volo che ci porterà a Roma. Andiamo a casa, spegniamo la sveglia e ripartiamo. Arrivati ad Abu Dhabi, questa qui è la sistemazione per le prossime 5 ore. Poco tempo, così non ci abituiamo a tutto questo lusso. Spero vivamente di dormire in qualche topaio. Una volta arrivato in Uzbekistan, siamo qui soltanto per fare scalo. Ok, siamo di nuovo in aeroporto ad Abu Dhabi. Non volevano darci le carte d'imbarco. Ci sono stati problemi al check-in, prontamente risolti dalla magica Elisa dell'ufficio di Trani, che nonostante fosse sabato notte, evidentemente ancora in giro per locali, ha risolto tutto dall'Italia. Adesso aspettiamo il prossimo volo. Finalmente arrivati all'aeroporto di Tashkent. Controlli effettuati, soldi ritirati. Siamo pronti per iniziare ad esplorare l'Uzbekistan. E il nostro itinerario comincia proprio dalla capitale, ovvero Tashkent, città dalle origini antiche che però rispetto alle altre che visiteremo ha molto meno da offrire. Infatti ci sposteremo subito, cioè nel giro di poco, anche perché con il volo siamo arrivati in notevole ritardo. L'Uzbekistan è bello grande e in questo viaggio vogliamo esplorare il più possibile. A parte che questi bambini con gli aquiloni sembrano delle comparse pagate dal governo perché è una scena incredibile. Stiamo andando a vedere il Corano più antico del mondo. Purtroppo all'interno non si possono fare né foto né video. La guida ci diceva che si tratta di una copia incompleta del Corano risalente con tutta probabilità all'VIII secolo, antichissima. Il manoscritto è stato realizzato su pelle di cervo in Arabia Saudita, poi portato in Iraq, a Basra, dove sono atterrato io, e infine qui a Tashkent da Tamerlano. Sentirete parlare spesso di Tamerlano, ma adesso è tempo dei primi assaggi di cucina uzbeka. Bene, dopo questo bel pranzetto da ben 8,50 € a testa, abbiamo fatto un piccolo tragitto fino alla stazione dei treni e adesso andiamo a prendere il treno veloce che in 2 ore ci porterà finalmente a Samarkand. Questo qui è il nostro treno. Treno puntualissimo, pulito e super efficiente. Ho dormito tutto il tempo. Siamo arrivati. Bene, visto che dormiamo letteralmente a 60 metri da qui, abbiamo deciso di visitare il mausoleo di Tamerlano, che a quest'ora sarebbe chiuso. Siamo soltanto noi al cospetto di questa meraviglia. Esattamente ciò che mi aspettavo di trovare in Uzbekistan. Non ci credo che sono a Samarkand. Finalmente, una vita che volevo venire qua. Certo che difficilmente le immagini che state vedendo renderanno giustizia alla bellezza di questo luogo e all'emozione che si prova ad essere qui da soli. Direi davvero niente male come inizio del nostro viaggio qui in Uzbekistan. Ma poi la bellezza di questa architettura, di queste decorazioni, questi colori, cioè è tutto indescrivibile. Non oso immaginare cosa vedremo a partire da domani. E la serata si conclude in questo fantastico mini market integrato nella fermata dell'autobus. Proverei volentieri questi taralli marca Nina Farina, i tipici taralli uzbeki. È la prima volta che mi capita di trovare un mini market che vende cioccolato, biscotti, wafer, tutta roba sfusa, così senza niente che la copre. Bellissimo. Sottaceti marinelle. Come il camping in Molise in cui sono stato. Questo è un cornetto, è un gelato avvolto nella carta di giornale. Sto malissimo, bellissimo. Unboxing cornetto dentro alla carta di giornale. La carta di giornale è attaccata. Io scappo per 9 marzo. Oddio. C'è la salsa dentro. Scaduto il 3 aprile. L'hai già mangiata? Vendevano delle cose abbastanza assurde. Ci aspetta una lunga giornata, andiamo a letto perché ci siamo svegliati alle 4.
Amici, buongiorno da una spettacolare Samarcanda. Siamo usciti questa mattina per andare a rivedere il mausoleo di Tamerlano. È stata davvero una grande idea esplorarlo in notturna a sgamo, perché oggi c'era davvero un sacco di gente, dato che si tratta di uno dei luoghi storici più importanti di tutta la città. Questo è un altro luogo storico super importante. Abbiamo costeggiato le mura della città vecchia di Samarcanda, che è stata distrutta da Gengis Khan, per arrivare in questa necropoli. Si chiama Shoi Zinda ed è un complesso di mausolei e moschee che, vi dico già, rappresenta per me il miglior esempio, l'esempio più bello di arte islamica. Cioè, io non ho mai visto niente di così bello a livello di arte islamica. È un posto magico. Il turchese di questi mosaici, con il colore dei mattoni, le trame così elaborate, non so da che parte girarmi, è tutto incredibile. Per adesso l'Uzbekistan è anche meglio di come me lo immaginavo. Gli edifici che stiamo visitando sono uno più affascinante dell'altro, e in quest'ultimo c'era addirittura un pezzo di legno, una parte in legno, delle travi tutte intarsiate e decorate, risalenti addirittura al tempo della dominazione mongola. Non avevo mai visto niente del genere. Per me è un'emozione fortissima, non soltanto finalmente ritrovarmi in una cultura completamente diversa da quelle che ho avuto la fortuna di incontrare finora, però immaginate che è da tutta la vita che per me Samarcanda incarna proprio il significato della parola viaggio. Viaggio dei viaggi, quello lungo la via della seta. È un sogno che si avvera essere qui. Adesso siamo usciti dal centro di, stavo per dire, Nassiriya, Samarcanda, per recarci in questa abitazione tradizionale uzbeka all'interno della quale pranzeremo. Meno male, perché ho già una fame. In pratica si tratta dell'abitazione di questa famiglia che vive qui da generazioni, che è stata riadibita a ristorante. Che volendo ti insegna anche a preparare qualche piatto, tra cui questi bellissimi ravioli. Guarda che non è un raviolo cinese. Effettivamente non è uguale, doveva essere così, mi è uscita sta roba. Meno male che al mio ristorante non cucino io. Devo dire comunque che qui la cucina uzbeka mi ha veramente colpito. D'altronde, quando trovi la tavola così imbandita di piattini pieni di pietanze sconosciute tutte da assaggiare, come fai a non essere felice? Era tutto molto buono, ma non mangeremo sempre così bene durante questo viaggio. Se siete mai andati a vedere delle immagini relative alla città di Samarcanda, sicuramente avrete già visto questo luogo, il cuore pulsante, culturale e storico della città, ovvero il Registan, probabilmente una delle piazze più belle che avrò mai la fortuna di vedere nella mia vita. Ottimo posto per digerire il pranzo. Non c'è una cosa brutta che puoi vedere qua. Arte e bellezza pura ovunque ti giri. Il Registan è praticamente una grande piazza dove venivano fatti i proclami reali e anche le esecuzioni pubbliche, chiusa su tre lati da questi edifici che sono le madras, ovvero le scuole islamiche. Ma una cosa che mi ha veramente colpito è questa tigre, ed è una cosa molto strana da vedere, perché di solito l'arte islamica è tutta motivi geometrici, dato che solitamente evitano l'uso di immagini figurative. Ma qua ci sono due tigri, con una faccia addirittura. E un'altra cosa che mi ha colpito in maniera meno positiva è il fatto che in tutti questi edifici storici fosse pieno di bancarelle e negozi di souvenir, che a quanto pare pochi anni fa non c'erano. È tutto così meravigliosamente storto. Ad un primo sguardo ti sembra tutto perfetto, però le strutture sono un po' storte. Non che sia un male, anzi, secondo me rende gli edifici più veri. Cioè, si vede che non è una cosa recente. Sono tutti edifici che hanno i loro anni, ma li portano molto bene. Tra l'altro, una cosa che stavamo notando è che è tutto molto molto tranquillo. Questi sono i luoghi più turistici di tutto l'Uzbekistan, ma non c'è casino, non c'è tanta gente. Questo perché l'Uzbekistan non è ancora stato invaso. Questo qui è il momento migliore per venire. Fidatevi, sarà una destinazione sempre più popolare. A un certo punto spero anche di vedere qualcosa di brutto, giusto per rimanere un po' con i piedi per terra. Ma quel qualcosa mi sa tanto che non è qui. Cioè, guardate che roba. Impossibile non rimanere attoniti davanti a tutta questa bellezza, e impossibile non avere fame dopo tutti i chilometri a piedi che ci siamo sparati tra un mausoleo e l'altro. Raga, non chiedetemi come, ma è successa una cosa assurda. Siamo praticamente imbucati in una specie di matrimonio uzbeko. È un ristorante da matrimoni, sono tutti local. Praticamente non sapevano del nostro arrivo, ma stasera mangeremo qui. Entra dritta nella top 10 delle cene più strane che abbia mai fatto, appena sotto il matrimonio cingalese in cui mi sono imbucato. Era tutto così meravigliosamente pacchiano, mi sono sentito
in crociera. E mi sono dimenticato di dire la cosa più importante: per questa mega cena abbiamo speso solamente 13 euro a testa. Ci stiamo facendo una passeggiata in notturna per tornare nella zona del Registan, dato che sarà tutto illuminato. Per quanto mi piaccia Samarcanda, per quanto la trovi una città affascinante e stupenda, trovo molto difficile respirare. Mi entra una quantità di polvere negli occhi, nella bocca e nel naso che l'allergia proprio si impenna. Un perro. Il perro uzbeko ha quasi rubato la scena al Registan. Vi dirò che quasi quasi lo preferisco di notte. No, in realtà è più bello di giorno, però di notte è tutto illuminato. Il fascino è proprio da mille e una notte. Immaginate i mercanti del passato che si ritrovavano a viaggiare per chissà quanti chilometri prima di arrivare in un posto così, superando deserti, montagne, senza immaginare di poter vedere una cosa così bella nella loro vita durante il loro viaggio. È davvero emozionante ripercorrere i loro passi. The following day. Buongiorno amici dall'antica Samarcanda, o almeno da ciò che rimane dell'antica Samarcanda, ovvero nulla, perché di qui è passato Genghis Khan e stiamo camminando nella testimonianza di ciò che faceva l'esercito di Genghis Khan quando una città non si voleva sottomettere per essere annessa al suo impero. Tutto veniva raso al suolo, così che fosse anche un monito per le città successive. La voce si spargeva e tutti sapevano cosa accadeva a chi non faceva come diceva lui. Se ci mettessimo a scavare potremmo trovare qualsiasi cosa. Attenzione! Sì, sono dei pezzi di anfora. Io per ora ho trovato soltanto un po' di pattume portato dal vento, che qui è molto forte perché non c'è niente. Una cosa interessante che non sapevo sull'Uzbekistan riguarda le auto. Ho notato quando siamo arrivati qui che sono praticamente tutte Chevrolet bianche, le macchine che trovi per le strade. Il fatto che siano bianche è dovuto al clima. Il fatto che siano tutte Chevrolet riguarda invece una questione diversa. Qui in Uzbekistan le auto importate hanno una tassazione altissima, tipo del 70%. La Chevrolet ha deciso di spostare qui la produzione di alcuni modelli a patto che non ci fosse la tassazione. Quindi sì, puoi trovare qualche macchina che ti aspetteresti di trovare in Uzbekistan, ma per lo più i local comprano Chevrolet. Però ci è venuta una gran fame, andiamo al bazar a cercare un po' di cibo. Tra l'altro oggi fa freschino, cioè non mi aspettavo facesse molto freddo, mi aspettavo che in Uzbekistan facesse molto caldo. Ma questa è una bancarella che vende solamente buste. Nonostante ci siano i supermercati, il bazar è ancora il luogo in cui i local spesso e volentieri preferiscono andare a fare la spesa. E una cosa che mi piace tantissimo di questo bazar, a parte tutto perché è stupendo, è il fatto che ci siano diverse bancarelle venditori di buste. Perché giustamente tu compri la busta e poi fai shopping. Se ci fossero qui Duccio e Reda probabilmente compreremmo un altro sacco di cipolle per il resto del viaggio. Comunque mi ricorda tantissimo il mercato che ho visto quando siamo andati in Transnistria. Cioè la disposizione è molto simile. Troppo una figata. Sono carote, sì. È una catena di montaggio. Lui le sbuccia e lui le taglia. Immaginate da quanti anni fa questo lavoro, considerato quanto è rovinato il tagliere. Cioè il tagliere ha proprio i segni di anni e anni di affettaggio carote. Stanno tagliando le carote che serviranno nella preparazione del plov, un piatto tipico che assolutamente assaggeremo. Plov, non plov. Stiamo cercando di capire dove mangiare. Qui preparano il plov, che però ha un aspetto molto wild. Potremmo fare un aperitivo con dei samsa e cercare un ristorante un po' meno intossicazione alimentare. Vorrei fidarmi del mio istinto. Due samsa, 12.000 sum, un euro appena. 12.000 sum per due samsa. No, questi sembrano molto più belli. Non sono triangolari però, hanno una base quadrata. Molto cipollosi, croccanti, unti, caldini. Temo ci sia una punta di coriandolo però. Potrei mangiare solo questi oggi. No, comunque peccato solo per il coriandolo. Allora, se siete facilmente impressionabili, magari skippate il prossimo segmento di video, perché sarà un pochino splatter. Se riesci ad entrare in questa stanza superando la barriera di puzzo di pesce, riesci ad ammirare parti di animali che non pensavo nemmeno esistessero. È una situazione abbastanza splatter, però sono tutti molto carini. Davvero pittoresco. E soprattutto ci fanno un sacco di foto. Ho fatto una foto con una signora. Tutto quel pesce mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo raccontarvi. L'Uzbekistan e il Liechtenstein, non lo so pronunciare, hanno qualcosa in comune. Sono gli unici due paesi gli unici due paesi al mondo che non solo non hanno sbocchi sul mare, ma sono circondati da paesi che non hanno sbocchi sul mare. Quindi quel pesce da dove arrivava? Fiumi o laghi? Salam aleikum.
Ma adesso direi che possiamo andare a pranzare. Ci ha portato i somsa. Assieme ai somsa io le ho chiesto se dentro c'era la carne. E mi ha portato tipo una brocca di sugo. E poi mi ha portato questa bottiglia di Fanta con dentro un liquido ignoto. La ragazza ha detto sauce, generica salsa, per i somsa. Quindi visto che c'è un buchino sul tappo, andiamo a... Credo che sia Vetril. Ristorante pazzesco, abbiamo mangiato molto bene. C'è anche un signore con una bici. E mi hanno consigliato di andare a fare una capatina ai bagni, perché a quanto pare sono molto horror. Intanto che si liberano vi faccio vedere questa pelle di lupo e la cucina dove hanno preparato i nostri spiedini, che tra l'altro erano buonissimi. Ma vediamo. Ah vabbè, ma questo qua sarebbe il bagno peggiore di sempre. È una turca. Mi hanno fatto terrorismo psicologico per nulla. È semplicemente un buco dentro al quale si vede tutto. Ho visto ben di peggio. Il problema non è tanto il buco o il centrare il buco, qualcuno non l'ha centrato, sono le esalazioni. Nel frattempo stanno portando dentro altra carne che presumo arrivi direttamente dal mercato. Comunque la cosa più strana di questo ristorante non è il prezzo di ciò che abbiamo mangiato, perché alla fine abbiamo speso 70.000 sum, pochissimo anche oggi, erano gli spiedini di pane, cioè il pane allo spiedo, che noi abbiamo utilizzato per fare delle ottime bruschette. Ad ogni modo adesso facciamo una passeggiata nei quartieri meno turistici, quelli più residenziali, perché l'idea è quella di abbandonare per un attimo la Samarcanda più conosciuta, quella alle mie spalle, per tuffarci nella Samarcanda più autentica, quella insomma dove non trovi le sciure che tagliano l'erba delle aiuole con le forbici. Abbiamo visto queste scene. L'Uzbekistan è molto curato, è tenuto benissimo nei luoghi più popolari, però quando facciamo questi viaggi ci teniamo a dare un'idea del paese veritiera, e quindi andiamo a scoprire anche la parte meno pettinata della città. Ci sono le tubature del gas esterne rispetto alla strada e agli edifici, che fanno anche un ponte quando devono attraversare, ma qui addirittura c'è una impermeabilizzazione di quella che potrebbe essere, boh, forse un contatore. Comunque c'è una busta sopra. Questo muro invece mi ricorda tantissimo quell'ostello in cui ho dormito sul cammino di Santiago, perché le mura sono fatte di fango e paglia. E qui invece c'è una marmita che sbuca da una parete, bellissima. Poi alla fine neanche il tempo di fare una passeggiata, che sbuchi di nuovo nella zona del Registan. E adesso stiamo prendendo un gelato. Buono. 16.000 sum ben spesi per mangiarsi un gelatino davanti al Registan, che è stato costruito con materiali meno duri di questo gelato gusto Nutella e Raffaello. Il profumo che c'è in questa panetteria è incredibile. È anche bello caldo il pane. È il panificio del quartiere, mettono tutte le forme di pane sul carretto e le portano ai vari ristoranti oppure nelle case. Comunque il pane uzbeko buonissimo, è buono tanto quanto è bello. Corina, vai, turistana. TikTok? No TikTok. Bingo. Bingo? Che spettacolo. Ma questo qua è un container cinese, ma noi stiamo andando a vedere il bagno nel dungeon. Stiamo facendo un sacco di strada per arrivarci e questi sono tutti container. Ah sì, è proprio un bagno, piastrellato, sì. Porca vacca, ma questo è Resident Evil, non posso ti giuro non posso... Non posso mettere una roba del genere su YouTube. Stavo notando non soltanto che è proprio pieno di mausolei. Ogni volta che c'è un monumento, o si tratta di un mausoleo o è riconducibile ad un mausoleo. Notavo anche che ci sono tanti Perry, ma che hanno molta paura. E io ho paura che non li trattino molto bene. Ad ogni modo continuiamo a camminare finché non recuperiamo i bagagli e andiamo alla stazione. Sì, ho visto tutta sta gente. Quanto è bella la stazione di Samarcanda. Abbiamo fatto tutti i dovuti controlli, possiamo recarci al binario. Cioè c'è questo lampadario che proprio non mi aspettavo. Ma in generale questa estetica post-sovietica è incredibile. Il nostro treno dovrebbe arrivare tra una mezz'oretta. Alla fine siamo andati lì al mini market a comprare qualcosina. Patatine, una banana, due bottigliette di acqua e un somsa. Abbiamo speso in totale 2,79 euro, coriandolo incluso. Il treno è appena arrivato, puntuale al secondo alle 20:53. Spaccate manco fossimo in Giappone. L'Uzbekistan in treno, figata assoluta. Ci siamo. Sono estremamente comodi, c'è il poggiapiedi, c'è il cestino, le prese elettriche, c'è il tavolino molto grande. Sembrano davvero degli Shinkansen. E adesso andiamo a Bukhara. Oh, sta partendo, che ore sono? Vediamo. È partito con 4 minuti di anticipo però, eh. Evidentemente eravamo già al completo. È stato velocissimo, un'ora e mezza e siamo già arrivati a Bukhara. Comunque girarsi questo paese, un paese nuovo,
in treno con dei treni così belli ha un fascino tutto suo. Sono molto emozionato all'idea di esplorare Bukhara domani. Adesso andiamo a dormire perché abbiamo camminato tantissimo e siamo distrutti. Ecco, esatto, ma una pizza quando ce la mangiamo? Una pizza uzbeka. Devo dire che è veramente bellissima questa stanza, è molto uzbeka. Bene amici, quello che avete appena visto è stato l'arrivo in Uzbekistan e da qui il viaggio prenderà una piega sempre più wild. Ve lo dico, abbiamo visto dei posti stupendi, ma ci siamo anche ritrovati in qualche situazione abbastanza assurda. Fatemi sapere cosa ne pensate del video di oggi con un commentino, vi lascio un po' di link qua sotto in descrizione, tra cui anche il link al viaggio, link alla raccolta fondi, e noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19 per la prossima puntata.